Diamo il buongiorno ad Antonio Intiglietta, presidente di gestione fiere, per parlare di Altrigiano in Fiera, che quest'anno si svolge in maniera un po' diversa dal solito. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ah, presidente, buongiorno. Quanto mi mancherà quest'anno girare sudata col carrellino per Artigiano in Fiera, questa grande manifestazione alla Fiera di Ropero di Milano, che tutti gli anni, gratuita, attenzione, davvero metteva in mostra tantissimi artigiani italiani, ma non solo, anche tantissimi da tutto il mondo, e con un flusso davvero di persone che arrivano da tutta Italia. Quest'anno ovviamente avete dovuto spostare tutto su una piattaforma online, che è online da ieri, di e-commerce, però avete trovato comunque il modo per far presentare al meglio questi artigiani italiani, ma non solo. Come? Ma attraverso appunto questa piattaforma, che comunque avremmo fatto anche se ci fosse stata la fiera, che ci consente di vedere gli artigiani, le loro storie, conoscere le loro storie in diretta, i loro laboratori, entriamo a casa loro. E poi possiamo acquistare i loro prodotti attraverso le immagini che ci sono con le descrizioni. Devo dirvi che sono veramente colpito, perché ieri siamo andati in onda per stare in linea con voi alle 9 di sera, perché durante la giornata abbiamo dovuto ancora mettere a punto la complessità della piattaforma, costantemente sono presenti più di 3.000-4.000 persone, cioè come se ci fosse la fiera. La gente sta quotidianamente entrando e acquistando i prodotti dei nostri artigiani. Sono veramente grato a tutti coloro che hanno lavorato, e grato al nostro pubblico che fedelmente sta approfittando di questa piattaforma per mantenere un contatto, un rapporto con gli artigiani e con il loro lavoro. Ecco, presidente, al di là della situazione di difficoltà in cui ci troviamo, non c'è bisogno di ricordarlo, lei ha ricordato appunto la straordinarietà di uno strumento così potente come internet, e lei diceva che si possono conoscere le storie di questi artigiani, entrare nei loro negozi. Effettivamente, se si volesse cercare il lato positivo di tutta questa storia, che poi il web ci dà una mano non da poco. Esattamente così, anche perché noi comunque questa piattaforma la terremo tutto l'anno, e di giorno in giorno aumenterà di artigiani, tant'è che arriveremo a breve a 560 artigiani, e poi cresceremo continuamente, e il nostro obiettivo è che poi questa piattaforma diventi la piattaforma dell'artigianato della globalità del mondo, strada facendo, e possa comunicare dall'Italia poi a tutta l'Europa, al mercato europeo. Qual è il vantaggio? Sì. Primo, io posso vedere con più calma le cose; due, le posso visitare quando certo voglio; posso acquistare costantemente durante l'anno. No, ma non c'è dubbio, infatti noi abbiamo scelto di fare questa intervista perché per far vedere insomma come degli eventi così grandi, così partecipati, non si siano fatti scoraggiare dal momento, ma abbiano trovato delle soluzioni per continuare a vivere. Grazie allora ad Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere, che ci ha parlato di questa istituzione che è l'Artigiano in Fiera, quest'anno in versione un po' particolare. Grazie mille, presidente, e buona domenica. Grazie a voi e buona domenica a tutti. Grazie.